proseguiamo all'interno della miniera. Però prima, esatto, fammi vedere le altre zone che si sono liberate. Oh, ma guarda, una noce. Vediamo se almeno la tizia qua può vendermi qualcosa. C'ha le noci, pensa un po'. Rarità, ovviamente non hanno una sega. E l'armaiolo si trova là in fondo ancora. Abbiamo altri 3 livelli d'acqua. Monte Altin. Che pensi, mi tranquilli? Allora, prima entriamo nelle varie zone. Questa non è accessibile. Probabilmente è lo shortcut che ci farà ritornare indietro. Vediamo se la statua si trova qua dentro. Questa, amico mio, è una miniera. Allora, eccolo lì, infatti. Ma se io ti tiro un pugno? Ovviamente non ha subito nessun effetto. Allora, per passare, esatto, abbiamo bisogno di questo. Fammi solo vedere. Perfetto, non dobbiamo fare nessun giro strano. Perfetto, Mia è salita di livello. 19, 19, 18, 18. Bene. Ecco qua. Ale! Mi ha fatto molto ridere tutto ciò. Allora, meteor colpo, meteor colpo. Aumenta, anzi, sai che ti dico? Tiè, beccatelo. Se proprio vuoi attaccare, attacchi fisico, stronzo. Costrizione è ottima come cosa, veramente. Certo, i danni fisici comunque si sentono, per carità, però, sai, sempre meno che ottenere, per esempio, una brina che colpisce tutti e 4. Perfetto, saliti di livello, 900 monete e una fiala. Vediamo, siamo a 15 fiale, madonna mia. Torniamo indietro. Dunque, potremmo tornare indietro da dove siamo arrivati. Nel senso, potremmo andare dove abbiamo visto quella zona che era tutta allagata. Però prima, esatto, non mi ricordo dove avevo già visto un masso rotondo. Ma credo che otterremo l'abilità per spostare sia questo sia il pros o il precedente, dipende dai punti di vista, esattamente in questa grotta. Oh, vabbè, è uno. Lo ammazziamo proprio tutti quanti sul ragno. Poverello. Dunque avevo ragione, dovevamo prima... Una volpe viola. Swiper, non rubare! Swiper, non rubare! Ripeto per l'ennesima volta. Dovevamo tornare proprio qui dove avevo detto che era allagato. Quindi se ora scendiamo possiamo proseguire, giusto? Esatto. Allora, qui c'è un carretto e ci sono 3 nemici. Allora, il carretto lo lasciamo un attimo qui. Non si sa mai... che prima dobbiamo fare qualcos'altro. Noi dobbiamo arrivare da questo lato. Giriamo i binari e torniamo. Anzi, andiamo dall'altro lato. Ah, che bellino. Whee! Ecco qua. Allora, dove mi porta questa grotta? Dove mi grotta questa porta? Ah, un mimic, ovviamente. Allora, meteor colpo, meteor colpo, costrizione, gelocorno. Che cosa nasconderà? Non ha effetto sul mimante. Ottimo. 128. Quindi i mimanti possono resistere agli status e a probabilmente i vari blocchi dei suddetti stati. Vediamo se bastano altri due attacchi. 153. 126. Perfetto. Biglietto di gioco. 24 biglietti di gioco. Bene, bene, bene. Certo, avrei preferito, non lo so, un equipaggiamento, qualsiasi altra cosa, ma va bene così. Allora, brina. Questo. Passiamo dall'altro lato e... eccolo qua il nostro amicone sputone.
Dunque. Allora, qui c'è un forziere, qui c'è il carretto, qui c'è del ghiaccio. Quindi, in teoria, per arrivare qui, siamo ritornati 22.000 monete intanto. Dobbiamo prima girare la manopola che vada da quel lato di qua. Perfetto. Vediamo se è giusta già la prima. Tac, tac. Ah no, gira subito di qua, perfetto. Ho sbagliato un attimo il calcolo, ma siamo già arrivati. Uno scudo scaglie di drago. Vediamo com'è. Resistenza al fuoco, 107 di difesa. Beh, tu a livello di difesa sei già messo bene, Garrett. A saperlo prima, col cavolo che compravo quello scudo qua. Ah, dannazione. 102 di difesa, mentre tu 101. Cambia relativamente di poco. L'unica rottura di scatole è che devo riscendere di nuovo, cambiare il percorso e poi risalire di nuovo sul carretto. Giriamo il percorso, saliamo nuovamente sul carretto. Eccoci qua, giriamo a destra e siamo arrivati alla prossima statua. Fermati un attimo lì, siamo tutti a posto. Vai, meniamolo. Tanto sapere che con Meteor Colpo questo crepa facile, sono contento io. Costringiamolo e tu attacca normale. Almeno non sprechiamo i tuoi PP che sono molto preziosi, visto che ci devi curare quando serve. E a proposito di PP, visto che tanto con 4 meteor colpi lo facciamo fuori, quello non è un'abilità? Cioè quella... Vabbè, guarda, non faccio domande. Ecco qua. Meteor colpo. Ancora uno. Perfetto. Salito di livello. Abbiamo ottenuto nuovamente una fiala. A quante fiale siamo? 16. Non ho idea di dove dobbiamo andare adesso. In questa zona abbiamo finito. Fammi vedere. Perfetto. Possiamo scendere di più. E si è asciugato tutto, insomma. Asciugato. Si è ritirata l'acqua. I mostri d'acqua erano identici a delle statue protettrici di Altin. È possibile che statue protettrici si siano trasformate in mostri? Sì, se colpiti dalla psicoenergia malvagia. Vendiamo le cose inutili. Allora, maglia di ferro, guanti armati. Mi scoccia che siamo andati a Xian a comprare armi e adesso già ne abbiamo trovate delle altre che magari sono anche migliori. Ecco appunto, ad esempio, l'asta psicoenergica, 123 e 140. Vendiamola alla Mart, che sono 1950. Meglio di niente, ovviamente. Certo, noi di soldi ne avevamo, tranquillamente, tra l'altro. Però giustamente a spenderli così se ne vanno via un sacco. Spero che con i prossimi mostri che incontriamo ci riprendiamo un bel po' di soldi. Quindi andiamo un attimo alla locanda, ci recuperiamo tutti quanti PP e HP e rientriamo dentro. Ok, siamo tutti belli carichi, entriamo. Questa è l'ultima miniera. Destra o sinistra? Ipotizzo di dover andare a destra, vero? Vediamo subito. Allora, il percorso è lungo da questo lato, eh? Ok, questo potrebbe essere un punto di arrivo. C'è qualcosa che posso prendere? Una chest, un qualsiasi oggetto? Ecco, esatto. Una moneta di gioco, mi va benissimo. Perfetto, mia sale di livello. Vediamo, andare da questo lato ci porterà effettivamente da qualche parte oppure no? Perfetto, anche Garrett è salito di livello. Entriamo qua dentro. Allora, c'è un Digin. C'è un Digin che si trova dall'altra parte di un piccolo salto. Non dovremmo aver problemi a raggiungerlo, vero? Iniziamo brinando l'acqua. Yup. Ecco qua. Poi, esatto. Vediamo. Dovremmo riuscire ad arrivarci facile, però giustamente. Esatto, prima dobbiamo arrivarci di qua. Continuiamo ad aprirci il passaggio. Ecco qua. Tanto qua è tutta questione di saltelli aggraziatissimi. Dunque, esatto. Ecco fatto. Allora, di là credo che si possa proseguire, però ovviamente noi prima dobbiamo uccidere questi tizi. Allora, iniziamo andando da questo lato. Qui! Ecco fatto. E ora... Tac!
Che balzo. Eccoci arrivati. Ora, non so se lui si combatte o meno, ma saremo a 4 di gin d'acqua e 3 di tutti gli altri. Sì, ovviamente si combatte. Va bene, stronzetto, vieni a noi. Detto ciò, impatto ovviamente su di noi e tu attacca. Vediamo quanto facciamo con ipercrescita. 62. 60. Proviamo a vedere con meteor colpo invece. Tu continua pure. Ecco fatto. 180. E voglia. 180 tutta la vita. Meteor colpo. Fatto. È stato abbastanza facile. Vediamo quale digin d'acqua sarà questo. Plic. Sorgiva, che cosa faceva? Nebbia aumenta PS della squadra. Beh, su di noi aumenterebbe PS, punti potenza e l'agilità. E non ci cambierebbe le statistiche. Uguale a Garrett, a lui lo trasformerebbe in un eremita facendogli calare tutte quante le statistiche. E a lei invece gliela aumenta tutte. E otterrebbe salute. Quella è un'ottima abilità, perché cura tutta quanta la squadra in una botta sola, quindi ci sta. Direi di metterla, anzi, già in pratica fin da subito. Ecco qua, tutti quanti curati in una botta sola. Torniamo indietro. È stato facile, dai. Molto più facile di molti altri Digin che abbiamo dovuto prendere. Dovremmo essere arrivati a rigor di logica, sai? Però c'era tutta quanta la cosa della miniera che ancora non avevamo fatto, quindi forse non è ancora finita. Credo che siamo... Sì, siamo sopra l'entrata. Questo vuol dire che mi sa che siamo vicini alla fine di questa miniera. Attenzione alle rocce, non urtare le pareti o possono cadere delle rocce. Credo di ricordarmi cosa succede qua, aspetta. Facciamo un salvataggio giusto per sicurezza. 3, 2, 1. Kaboom. Corri. Sì, l'abbiamo già letto. Esatto. Ah, ok, lo fa in automatico, per fortuna. Sì, certo. Qualcuno è bellamente arrabbiato, vedo. Allora, credo che siamo arrivati comunque. In teoria siamo arrivati dove dovevamo, quindi... Cioè, meglio, possiamo scendere. Però mi sa che mi serve comunque il carretto da miniera per poter scendere. Sai che forse in realtà non c'è nessun carretto? Possiamo scendere a mano? Controlliamo subito. Sì, posso scendere, perfetto. Pensavo di aver bisogno del carretto da miniera, invece... Guarda un po', siamo arrivati. Allora, sei tu lo stronzone che sta facendo casino? Godzilla dei poveri? Oh, ma guarda. C'è dietro un forziere, vedo. Allora, ciccio bello. Attacco la squadra, vai. Poi, tu cos'altro c'hai? Vediamo. Barriera. No, tu continua pure, guarda, tu attacca. Voglio per una volta utilizzare un'evocazione così contro un nemico. Vai con gelocorno. Ecco fatto. Aumentiamo la nostra resistenza e il nostro attacco. Beh, dai, non male. 46. 167. Beh, dai, non male. Dai, non abbiamo preso neanche troppo danno. Poi, preso dalla delusione, più difesa la squadra. Tu continua pure ad attaccare, guarda. Vai, non ci pensare. Più agilità e tu attacca pure. Non so perché ho sta voglia di usare le evocazioni, che le uso praticamente quasi mai. Però, per una volta, dai, utilizziamole. Ecco fatto. Meteor colpo. Non so poi perché sto facendo attaccare solo Garrett a questo giro, ma non mi importa. Detto questo, delusione. Tu continua pure. Raffiche di vento, ci sto. E tu cura tutta quanta la squadra.
Che qua stiamo giocando alla fine, qua non stiamo combattendo sul serio, perché se avessimo combattuto sul serio penso che saremmo già arrivati alla fine di questa battaglia. Nulla nube. Ecco qua. Detto questo, noi Tiamat e tu Procne. Vai ancora con Meteor Colpo. Tu Procne e tu cura tutti di nuovo. Oh no, volevo vederla l'evocazione. Vabbè, vediamo l'attacco. Ah, pensavo sarebbe morto, sincero. Tiamat. Questa è molto semplice come evocazione. Cioè, proprio a livello visivo è molto semplice. Ivan sale di livello. Dai, almeno su quello siamo contenti. Medaglie di gioco e 2400 monete. Ce l'abbiamo fatta, Geko. Abbiamo battuto la bestia d'acqua. Chissà perché le statue protettrici di Altin si sono trasformate in mostri. Non è strano? Sì. Che sarà di quella strana stanza lastricata in fondo alla miniera? Le statue protettrici furono scolpite moltissimi anni fa. A cosa servono? C'è una cassa del tesoro dietro la statua protettrice. Credo che tutto sia collegato a quelle rovine in fondo alla miniera. Andiamo a vedere. Credo di sì. Geko, dobbiamo controllare quella cassa prima di andarcene. Ma va? Davvero? Chi l'avrebbe mai detto? Abbiamo ovviamente trovato una nuova psicoenergia, levitazione, e la diamo sempre a Ivan, che è quello con meno oggetti in sta storia. Detto questo, nuova abilità, ovviamente nuovo utilizzo. Abbiamo ottenuto levitazione e guarda caso qui c'è un bel sassone. Vediamo. Levitazione. Ecco qua. Cosa c'è dentro questa stanza? A parte dei nemici, qui abbiamo una statua da spostare. E c'è dentro un'altra fiala. Un premio un po', però sempre accettabile. A destra abbiamo un'altra statua. Nulla. Tra parentesi, a quanti soldi siamo? 28.000. Bene. Ed infine, nel centro abbiamo levitazione. Ok, dicevamo, abbiamo... Ah, siamo usciti dall'altro lato, di già, perfetto. Eccoci qua, abbiamo il dovere di aiutare questo tizio qua. Il problema è che al momento non possiamo. Dovremmo fare un altro giro. Però abbiamo liberato la città. Prima di proseguire, dobbiamo tornare indietro a dirlo a tutti. Grazie per aver sconfitto le statue d'acqua della miniera. Di nulla. Andiamo alla locanda, così ci ricarichiamo. Siete voi che avete battuto le bestie d'acqua? Ci fareste un grande favore aiutandoci anche a ricostruire il villaggio. Certo, che altro vuole, signora? Prima di salutarci e abbandonare questo paesino, dobbiamo tornare qua dentro. Dobbiamo scendere qua sotto, dove prima era tutto inondato e qui c'era già un masso che non potevamo spostare. Esatto. Detto ciò, dentro la cassa c'è un biscotto. Il biscotto farà aumentare la fortuna. No, i pipì massimi. Beh, è stato inaspettato. Quindi possiamo rientrare qua dentro e uscire dall'altra parte. Ora, in teoria, possiamo già andare al villaggio. Noi ci fermiamo qui. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.